Allora, Sindaco, capizzi prestigiosa per la manifestazione di San Giacomo che veramente ha portato questa festa famosa in tutta la Sicilia. Adesso si scommette per il tartufo. Il tartufo a Capizzi c'è, lo abbiamo certificato e può diventare veramente una realtà importante per i giovani imprenditori? Allora sì, noi già, come ha evidenziato, avevamo un momento nel mese di luglio, che è la festa di San Giacomo, che ormai attira migliaia di visitatori. Tra l'altro è stata inserita recentemente nel registro dei beni dell'identità materiale della Sicilia. Da qualche anno, esattamente dal 2013, subito dopo il mio insediamento, abbiamo iniziato questa scommessa. C'è stato un cavatore che ha trovato il tartufo a Capizzi. Addirittura inizialmente c'era scetticismo sul fatto che potesse esserci il tartufo a Capizzi. Ci siamo scommessi e insieme a loro e ai produttori locali abbiamo detto: perché non organizzare nel mese di ottobre un evento per valorizzare non solo il tartufo e i funghi, ma tutte le prelibatezze enogastronomiche che offre la nostra terra, la nostra comunità, e al contempo, anno dopo anno, per far conoscere quelle che sono le nostre bellezze storico-culturali. Tant'è che l'idea è stata appunto quella di ambientare il festival del tartufo all'interno del centro storico e non delle periferie, dando modo alle persone, ai visitatori, di poter conoscere, e come vi dicevo, le prelibatezze sia dei nostri salumi, formaggi, carni, e perché no il tartufo. Il tartufo, le dicevo, potrebbe essere il volano di un'economia, perché fino a qualche anno fa neppure si credeva che in Sicilia ci fosse il tartufo. Noi, come ha detto benissimo, l'avete scoperto, voi l'avete certificato, penso, degustandolo qua sui piatti. E nel 2015 ci siamo associati all'Associazione Nazionale Città del Tartufo, che è un'associazione che ingloba le cittadine che in Italia hanno il tartufo come bene che serve allo sviluppo locale. Alba ne fa la maggior parte, ma ci sono anche piccoli centri dell'Umbria e delle Marche, paesini con 300-400 abitanti, dove però la cultura del tartufo è radicata da decenni e in alcuni casi da secoli. Noi stiamo cercando pian piano, appunto attraverso questo preziosissimo tubero, di far sì che ci possa essere uno sviluppo per l'imprenditoria. E il tartufo ha fatto sì che qualcuno degli imprenditori, uno sta venendo qua ad omaggiarmi. Sì, con salsiccia, sì. Col tartufo, io l'ho assaggiata ed è spettacolare. Nino Parasugo è uno... lo volevo presentare. Sì, sì, Nino Parasugo è uno dei produttori che fin dall'inizio ha creduto a questo progetto. Dico, l'idea non è solo quella di far sì che ci siano persone a Capizzi nei due giorni della sagra, ma che le persone possano tornare durante tutto l'anno, e come è successo a lui, e ve ne darà ora conto, ha avuto anche la fortuna che uno dei visitatori fosse un ristoratore di Palermo, quindi, che è diventato suo cliente fisso. La carne di Capizzi viene quotidianamente cucinata in uno dei migliori ristoranti di Palermo. Nino, gli puoi raccontare questa esperienza? Si può fare pure storico, sì. Di carne, adesso il tartufo nella salsiccia, qualcosa di particolare, io l'ho assaggiato, è veramente speciale. Grazie dei complimenti. È venuto naturale fare un abbinamento avendo dei prodotti così buoni, tipo il suino nero dei Nebrodi che abbiamo noi, abbinato al tartufo, sono usciti veramente prodotti eccellenti. E poi come vi ha detto il sindaco, credendo in questi eventi, abbiamo avuto davvero la fortuna di conoscere molte persone di cui citava qualcuno il nostro sindaco. E noi ora forniamo Palermo come l'Osteria Ballarò, il Pippi Burger, la Botte di Monreale, poi Santa Cata di Militello, altri due ristoranti. Tra i nostri clienti affezionatissimi abbiamo Maurizio Artusi, il food blogger. Insomma, tutti persone e ristoranti importanti che potrebbero dare veramente lo sviluppo e la possibilità a questi giovani di non andare più all'estero a cercare fortuna, ma che nelle nostre zone si può anche investire, e bisogna crederci, e voi ci state credendo. L'importante è puntare solo ed esclusivamente e sempre sulla qualità. Certo. Non scherzare mai con i prodotti. Giusto. Allora, buon lavoro. Grazie. E naturalmente buona sagra anche a voi. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Buongiorno.
buongiorno. Siamo venuti qui per disturbarla, lei sta preparando la pasta, ci sono tante persone che aspettano e vedo un uovo fritto, che c'entra col tartufo? Allora, l'uovo fritto viene fatto con il tartufo fresco, mettiamo solo un po' d'olio sopra, sale e poi il tartufo grattugiato. Ma io vedo che già è bello preparato, vedo che ci sono... C'è già l'aiutante che tira fuori il tartufo. Mi sembra che fate tutto in famiglia, c'è sì. Uno staff... Questo è l'uovo. E quindi l'uovo col tartufo. Col tartufo, sì. Ed è buono anche quello. Ottimo. Invece tanta gente aspetta invece le linguine. Le linguine con il tartufo, che sono fatti sempre un soffritto di olio, il tartufo grattugiato e poi un po' di burro. E il tartufo messo di sopra fresco. E naturalmente adesso noi lo assaggeremo, ma siamo già sicuri che è un prodotto di grande qualità. Spero che vi piaccia pure a voi. Sicuramente, allora arrivederci e buon lavoro. Grazie, altrettanto a voi. Abbiamo qui uno dei primi cavatori, io ho scoperto pure che si chiamano cavatori, i cercatori di tartufo. Quindi in ogni caso già sfatiamo il dubbio, il tartufo a Capizzi c'è. Ci sono i cavatori, tutti quelli che hanno il dubbio vengono venite a Capizzi e troverete il tartufo assieme al signor Russo. È stato uno dei primi. Come mai questa idea l'hai trovato per caso? Essendo un appassionato di funghi da piccolo, quindi andavo sempre a funghi. Ho trovato un tartufo dove c'erano i maiali che scavavano e quindi ho preso questo tartufo non sapendo, mi immaginavo che era tartufo, però non sapendo. Non eri sicuro? Non ero sicuro. Allora ho chiamato dei micolli, abbiamo analizzato, abbiamo mandato a fargli il DNA, tutto quanto, e quindi abbiamo visto che era il tartufo, quello come in Umbria, come in Sicilia. E quindi da là è iniziato tutto. Comprati i cani. Questo percorso, tu hai comprati i cani? Sì, ho comprato il primo cane, poi gli altri l'ho addestrato io e quindi per ora ce ne ho 5, sono tutti bravi. Bene. E poi non è, tutti i cani vanno bene, qualsiasi cane, meticcio, di razza, non di razza, vanno tutti bene. Bisogna addestrarli. Bisogna avere un bravo addestratore e poi vanno bene tutti. Il tartufo, oggi soprattutto al nord ha un mercato molto florido e c'è un guadagno veramente rilevante. Qui com'è allora, la situazione economica qui sul tartufo? Come tartufo c'è e ce n'è pochi, perché sono pochi gli alberi che sono micorizzati a tartufo, come Capizzi. Invece in Sicilia c'è zone tipo Siracusa che è più micorizzata, quindi si trovano anche altri tipi di tartufo. A Capizzi vantiamo che abbiamo quelli buoni, i neri, abbiamo lo scorsone, l'uncinato. E poi abbiamo due varietà che sono il brumale, che c'è quello moscato che è pregiato, e poi c'è quello normale, il brumale normale. Dei bianchi abbiamo il bianchetto, che è il Borchi, che è uno dei migliori. Poi ci sono tanti bianchi sotto che non sono commerciabili. Ce n'è di tartufi? No, quantità pochi, però ci sono tante qualità. Poi abbiamo un altro tipo di bianchetto, che è un'altra varietà che l'abbiamo in fase di studio, che per ora si trova in Umbria a analizzarlo, che lì dobbiamo fare il DNA anche per vedere quello che è realmente. Sicuramente, quindi Capizzi non è solo tradizione, non è solo questo paese antico e ricco di storia, ma è anche il paese dei tartufi. E quindi poi, abbiamo qui... Poi abbiamo iniziato con il signor Perasugo che dice proviamo a fare anche la salsiccia, al tartufo, avendo il maiale nero dei Nebrodi, quindi vediamo che abbiamo due prodotti. Il buoni. Prodotto che ne è uscito fuori? Il prodotto, abbiamo fatto tante di quelle prove non si dicono, però poi alla fine abbiamo risolto. Un prodotto d'eccellenza. Abbiamo arrivato a un dunque che c'è la salsiccia ora, che è buona. Bene, allora continuate a sperimentare, continuate a cercare. Speriamo il tartufo, perché potrebbe essere veramente il futuro di tanti giovani che potrebbero investire. Abbiamo questa sagra da 5 anni che abbiamo iniziato e primi anni magari è stato più così. Ora adesso comincia ad essere importante, la sagra conosciuta. Importante, sì. D'accordo, tanti auguri, arrivederci, buon lavoro. Grazie, arrivederci, buongiorno. Buongiorno, ci troviamo a Capizzi per questa sagra del tartufo, il tartufo a Capizzi. Tanta gente non immagina che qui da noi ci sono a Capizzi tanti boschi e quindi il tartufo si può trovare. Allora, non lo immaginavo neanche io che c'era il tartufo, ma ne parlava Cicerone del tartufo dei Nebrodi e Cicerone non aveva bisogno di pubblicità. Però io sono stato scettico e non credevo al tartufo, tant'è vero che per la prima edizione io non sono andato alla sagra.
Perché non sono andato alla Sagra? Perché circa 40 anni fa uno zio di mia moglie, che abitava a Ravenna, a Madonna dell'Albero, dove fanno ogni anno la Sagra del Tartufo, si affittò un cane. All'epoca pagò 4 milioni per 3 mesi e si girò tutti i boschi limitrofi fra Cesaroga, Pizzi San Fratello, Caronia. La sera tornava a casa e diceva a mia suocera: no, non ci sono tartufi qua. Oggi capisco che a mio zio gli hanno fatto un pacco, gli hanno dato una fregatura. Era il cane che non era adatto. Era il cane che lo portavano a passeggio, non che cercava il tartufo, altrimenti l'avrebbe trovato lui 40 anni fa, il tartufo come l'ho trovato ora. Tu invece ti sei attrezzato con un cane veramente da tartufo. Io mi sono attrezzato con una lagotta romagnola, diversi, oggi ne ho 4, due cucciolate, addestro i cani e anche li vendo. Però anche sul discorso cani c'è parecchie fregature, perché molti danno cani che non funzionano, che hanno dei difetti, che non lavorano, che si distraggono con la selvaggina, che rincorrono i topi, le lucertole, mentre il lagotto si presta bene perché non si distrae con la selvaggina e funziona. Certo, tutti i cani potrebbero andare bene per la ricerca del tartufo, però per le nostre specifico. Per le nostre zone il lagotto non lo cambierei con nessun cane. Io ho anche un'altra razza di cane, però è stato addestrato bene, comprato, giustamente i cani sono cani che valgono, sta registrando, non sono cani da 100 euro a 200 certo, euro sono cani un po' particolari, okay. Quindi il tartufo a Capizzi esiste. Abbiamo sia il bianchetto, che è il bianco pregiato, che è il nero pregiato, diverse qualità. Purtroppo quest'anno bianco pregiato non sono stato... C'è stata poca pioggia, le pezzature sono piccole, ma il prezzo è troppo eccessivo, sì. Quindi una persona che vuole degustare la pasta col tartufo bianco deve spendere 50-60 euro, non sono tutti che li spendono, quindi preferiscono comprarsi il nero, che è ugualmente buono, e così lo possono degustare in più persone. D'accordo, allora... spendendo pochi soldi pure. Sicuramente, allora grazie per questo tuo excursus, per averci fatto conoscere veramente i cani, e confermiamo, a Capizzi il tartufo c'è. Grazie. Grazie a voi.